Check the mic and make sure it sound right, boys. Capobattuglia chiama Corvo, Capobattuglia chiama Corvo. Allora, fate un piccolo commento su questa selettiva di Villanova. Altro da battere è lui, questo qua. Adesso vado a celebrare. Sabrina, ciao. Oh, buongiorno, e ci risiamo. Si rinizia con le gare. Domani, domenica, una gara selettiva per il campionato italiano a Villanova di Ostuni. Quindi oggi uscita massimo 4-5 ore per allenamento, ma soprattutto per controllare tutto il materiale che sia in ordine, perché devo utilizzare quello specifico per la gara di domani. La giornata è fantastica, facciamo quel che dobbiamo fare, ci alleniamo e vediamo come vanno queste selettive. Quindi le temperature si alzano ormai, anche se non bisogna mai sottovalutare il fresco. Comunque, rimanete con me e vediamo cosa ci porta questo allenamento. A dopo. Buongiorno e bentornati sul canale. Me la sto prendendo un po' comoda perché, come spesso succede in questi casi, quando non ho preso la barca per un po' e anche soprattutto quando ho da provare attrezzature per un importante appuntamento come quello delle gare, voglio fare le cose con calma, non voglio lasciare niente di tralasciato. Quindi oggi proverò le attrezzature che intendo utilizzare domani alla gara di Villanova, una gara importante perché è una selettiva per il campionato italiano, un posto che non vedo da parecchio tempo ma che si spera possa dare qualche bella soddisfazione, e oggi cercherò di fare un allenamento più o meno simile alla condotta della gara di domani. Quindi entrerò in acqua senza mai più ritornare probabilmente in barca per circa 4-5 ore e vedo che cosa succede. Proverò i fucili e le attrezzature da utilizzare domani in modo tale da non avere sorprese domani, sia per questioni di abitudine che per questioni di manutenzione. E poi vediamo se ci scappa pure qualche pesce o qualche bella sorpresa, ovviamente tanto di guadagnato. Ok, poi mi raccomando, continuate a commentare, a guardare i video e soprattutto, se vi vedete e vi interessa il canale, iscrivetevi, perché così YouTube nel suo algoritmo di calcolo può proporre i miei video con una consistenza maggiore, proponendo i contenuti a più persone. Comunque fatelo, mi raccomando, fatelo. E per ora allo scivolo, ciao. Beh, eccoci qua in acqua, un po' più di vento rispetto a quello che mi immaginavo, comunque spero che vada a terrare, così da come la previsione. Questo mi limita un attimo sulla scelta dei posti, dovrò andare in qualche ridosso probabilmente dell'isola per evitare scombussolamenti e per avere un po' più di tranquillità. Comunque vediamo, se poi cala il vento magari qualche movimento con la barca ci facciamo, tanto sempre quelle 4-5 ore devo fare per riassettarmi. Va bene, detto questo, rimanete con me e ci vediamo dopo. Beh, allora, non c'è molto che posso fare oggi se non starmene qui a ridosso un po' del vento e dal mare da nord-ovest, e quindi non posso fare effettivamente tutto quello che avrei voluto fare per la preparazione della gara di domani, però posso provare le attrezzature. Quindi questo è l'assetto che più o meno utilizzerò domani, con la plancetta sempre di Abyss da combattimento che ancora deve essere un attimo più rifinita, ma utilizzerò 80 Siok come fucile principale lungo, perché mi ha dato veramente molta soddisfazione e sicurezza. Farò questo e cercherò, insomma, di razzolare un po' per 4 ore, vediamo se il meteo non peggiora, se ce ne dobbiamo rientrare. Comunque, assetto da combattimento e vediamo che cosa succede, va? Ci vediamo in acqua, ciao! Oh,
Non fraintendetemi, la cosa migliore che si possa fare per preparare una gara è quella di recarsi sul campo di gara il giorno prima, come previsto dal regolamento, e provare proprio lì a vedere come gira il pesce, quali sono le condizioni e magari anche segnarsi qualche punto da poi andare a visitare durante la gara stessa. Certo, questa è la situazione ideale e migliore che si può ottenere, ma non è sempre fattibile, un po' per le condizioni meteo che per esempio in questo caso specifico portavano un mare agitato dalla parte lì di Villanova, e anche perché magari ci sono altre considerazioni da fare o altre limitazioni. Comunque, per evitare di trovarsi in una situazione, diciamo, di disagio o in preparazione, conviene sempre il giorno prima scendere, allenarsi e provare almeno le attrezzature, così come sto facendo, o perlomeno cercare di abituare il proprio corpo a una quota che si pensa di poter impiegare il giorno dopo. Insomma, in parole poche, tutto fa brodo se non si può ottenere la migliore delle preparazioni, e quindi questo è quello che sto facendo oggi. Cerco di cambiare le batimetriche, cerco di immaginarmi quello che potrebbe succedere in quei fondali e di conseguenza abituarmi a quel tipo di pesca. Anche rendersi conto della presenza di pesci di diverse specie può dare una mano o un ausilio a quella che potrà essere la strategia di pesca da adottare il giorno dopo. Ovvio, stiamo parlando di luoghi completamente diversi, ma le condi meteo in genere possono influenzare nella stessa maniera anche specchi diversi di acqua. E qui mi ritrovo di fronte a un primo branchetto di dentici, ovviamente di piccole dimensioni, ma che già costituiscono un avviso, ovvero il mare sta cambiando e probabilmente anche queste specie potranno essere oggetto di caccia. L'aspetto non è una tecnica principe nelle condizioni di pesca quando si stanno effettuando delle gare, per diversi motivi: la confusione nello specchio d'acqua ristretto, il fatto che comunque prevede tanto tempo da dedicare alla ricerca e all'aspetto appunto dei pesci stessi, e implica un ritmo un po' più blando durante un'azione di pesca in gara. La cosa non è certamente l'ideale, però oggi mi ci sto abituando perché probabilmente domani vorrò iniziare in questa maniera e qualcosa comincia a farsi vedere. E visto che di prova si tratta, e siccome ho tra le mani il fucile che probabilmente utilizzerò domani come lungo, ecco la prima occasione. Il sarago pizzuto si è avvicinato abbastanza, ma ho sparato alla distanza massima di gittata del fucile. Come potete vedere dalle immagini, tutta la sagola viene consumata nel tiro. Il pesce viene preso sì un po' basso, ma viene preso. Questo fucile dà ottime possibilità e sono sempre più convinto di poterlo utilizzare anche in gara, grazie anche alle innovazioni poste in atto da Salvo, che consentono un caricamento e una gestione dell'arma molto più rapidi. E ora voglio anche provarlo in tana. Sì, perché mi sono accorto che un sarago è entrato in questo buco e precedentemente in superficie ho scaricato di una tacca il fucile. Ora le immagini non danno giusto seguito a quello che dirò, però di fatto riesco a sparare in tana senza nessun problema. Il fatto che io sbagli questo tiro però è dovuto a un mio errore, non a un problema del fucile. Infatti ho sparato proprio senza mirare al pesce, e come potete vedere da questa immagine al rallentatore, un po' scombussolate dal movimento della telecamera, il pesce era proprio fuori allineamento. Sono già arrivato alla fine della pescata e purtroppo in queste immagini che vi mostro non sono riuscito a riprendere un tonno che in pochissima acqua, stimato intorno ai 100 kg, mi ha girato intorno. È stata veramente una grossa emozione. Bene, allenamento finito, come avete potuto vedere, se le immagini del tonno sono venute, è uno spettacolo, un tonno sarà stato almeno 100 kg, mamma mia che figata. Comunque l'acqua sta cambiando, il mare è bello,
molto trasparente. Ci stiamo avvicinando anche alla stagione migliore, per fortuna quel brutto mare che ha caratterizzato questo periodo è sparito. Oggi sono riuscito a confermare la validità di questo fucile che domani mi porterò anche in gara, oltre ovviamente a questi qui da combattimento. Ti fate per me, incrociamo le dita per domani e vediamo come va sta selettiva. Ci vediamo. Oh, eccoci qua, buongiorno. Tutto, ma proprio tutto, per andare a Ostuni, a Villanova, a fare questa gara selettiva. E in più, siccome non mi faccio mancare proprio nulla, devo essere di ritorno per le 4 perché mia figlia ha la cresima. Eh sì, insomma, parte dei pazzi, avanti e indietro per la Puglia per poter fare questa gara, ma si fa. E poi ovviamente bisogna tornare in tempo per la cresima. Comunque, rimanete con me perché vediamo di documentare questa gara. Ciao, a dopo. E va bene, quindi sono sulla mia strada per Villanova. Come ho detto, mi faccio mancare nulla e continua la maledizione delle date precise negli eventi per me. E quindi oggi che c'è la selettiva c'è anche la cresima di mia figlia, ovviamente non posso assolutamente mancare. Però il fatto che le gare si svolgano la mattina presto mi consente poi di poter rientrare in tempo per le 16. Questo significa però che non potrò assistere assolutamente alla pesatura né alla premiazione, quindi subito dopo la gara mi dovrò cambiare e rientrare, va bene, poco male, poi al massimo mi farò dire se sarà successo qualcosa e comunque l'avrò capito dalla pescata. Pescata che ho deciso di condividere con voi questa volta. Normalmente io rispetto la sacralità della gara, quindi non faccio video durante le competizioni, però avevo pensato che poteva essere un buon argomento da discutere, da far vedere a chi soprattutto è interessato a questo mondo e magari ha intenzione di approcciarmi. Quindi cercherò di fare delle riprese anche sott'acqua, certo non badando troppo all'effetto cinematografico, ma pensando ovviamente all'agonismo e quindi alla competizione. Però vediamo come va e poi mi saprete dire voi se è un buon progetto oppure no. Comunque, adesso entro le 7:30 dobbiamo essere via Villanova per l'iscrizione da Nicola Putignano del Aprea Energy. Dai, incrociamo le dita, speriamo. Questo campo non lo vedo da tanto tempo, da tanti anni. Ho fatto un paio di selettive, qualche gara a squadre, in campi diversi forse. Vediamo un po', probabilmente razzolo. Inoltre, come altra novità, utilizzerò il veleno 80 come arma lunga. Un azzardo, ma se lo faccio è perché ne sono convinto. Poi vedremo. Ok, dai, rimanete con me e ci vediamo direttamente lì a Villanova. Ciao, ciao ciao. Ed ecco che inizia il coast to coast per recarmi a Villanova. Dalla costa ionica a quella adriatica, lo spettacolare paesaggio della Puglia mi lascia sempre sorpreso. È una regione veramente fantastica che offre opportunità di pesca da un lato e dall'altro. Ovviamente se avete intenzione di effettuare delle gare, soprattutto le selettive, mettetemi bene in testa che dovrete girare parecchio, dovrete sacrificarvi un po', soprattutto se volete prepararle in maniera seria, che significa recarsi sui posti di pesca anche il giorno prima per provare. Ma comunque è sempre un'ottima soddisfazione ritrovarsi con le stesse persone e far parte di questo circo itinerante. Ciao! 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 Ciao, sono tu, bello, da te. Oi, addirittura da Napoli. Da qualche anno a questa parte, rispetto ai miei fatidici vecchi tempi, è possibile partecipare alle gare selettive anche fuori zona, ovvero se faccio parte di una zona specifica posso andare a competere in altre regioni italiane per cercare di ottenere dei risultati da sommare ai miei, in modo tale da avere altre opportunità in più per la selezione al campionato italiano. È quello che succede spesso anche da noi in Puglia. In questo caso un amico dalla campagna è venuto a provare questa gara. Vabbè, il circo si è riunito anche da tutte le regioni. No, perché capo pattuglia chiama corpo, capo pattuglia chiama corpo. Fate un piccolo commento su questa selettiva di Villanova. Lui non c'è un cazzo, lui ci ha qualificato. Santa contro ci sono Vabbè, boh, lui è un professionista. Lo faccio di mestiere, per quello.
Vabbè, insomma, anche qui abbiamo un altro favorito. L'altro qualificato. Sì, qualificato dopo. Ieri è l'ulomo da battere. È l'ulomo da battere. Quello col cappello Homer. Un altro da battere è lui, questo qua. Oh, ieri un tonno da 100-150. Ho già detto che è un piacere rincontrare di volta in volta tutte queste persone. Certo, ovviamente quando si entra in acqua siamo tutti nemici, perché il risultato è sempre al centro di tutte le attenzioni. Ma quando siamo fuori vi assicuro che è un circo simpatico e divertente. Al contrario, eccoci qua. Andiamoci a iscrivere, va, che sennò dice non si riesce a... Ieri proprio ti siamo scoperti. Mi hai cercato ieri, a dire la verità. Marcello? Avrei preferito fare qualcosa. Seguo i tuoi video, quindi. Grazie mille. Ultimamente mi capita spesso di incontrare nuovi ragazzi che mi salutano probabilmente perché iscritti al canale o perché seguono i miei video. Quindi il consiglio è seguitemi, iscrivetevi e ovviamente se mi riconoscete fermatevi o sarò sempre disposto a scambiare quattro chiacchiere con voi. Senza calzari è squalificato. No, no, c'è da calzare. Ah, grazie. Ho già fatto, qui sì. Allora, me lo rimandi. Perché questo qua non va a portare manco per la giornata. E no, figo, siamo a posto. Sì, sì, pure due. Grazie. Questo non rimango. Infatti, voi ne avete fatto due. Sì, non rimango perché ho mia figlia con la cresta e lo sto qua. Quindi faccio tutta la... Quindi Fabrizio, devo fare questa cosa pure oggi? Cioè ti devo seguire così? È un botto di gente, c'è, cazzo. Ma che cazzo siamo? Minchiamo. Prendiamo subito contatto con i barcaioli che ci accompagneranno al centro campo gara in modo tale da avere comunque qualcuno che per sicurezza ci segue. Voglio, dalla Lega Navale di Mola sono organizzati pure col carretto, guarda qua, cioè vedi che spettacolare, ma veramente, veramente ve lo siete portati da là? No, no, era a disposizione. Ciao, a posto? Tutto bene, tutto bene. Era a disposizione. L'organizzazione è spettacolare, con figli in particolare. Di qualcosa. Lui è più forte. Io l'ultimo. A posto. Abbiamo avuto il pronostico per oggi, quindi tutto a posto. Siamo pronti? Si va. Andiamo. Eccoci, ci siamo. Le gare selettive sono tutte a nuoto, nel senso che ci si viene accompagnati al centro campo gara con le imbarcazioni e lì, allo start, si hanno 4 ore per completare a nuoto tutte le proprie azioni di pesca e riportare al centro campo gara il pescato. È ovvio che alla fine della gara saremo ripescati dalle imbarcazioni messe a disposizione per assistenza, però vi assicuro che quelle 4 ore sono intense e abbastanza stressanti dal punto di vista fisico. Bisogna necessariamente essere preparati. Inizio subito pedalando verso costa perché mi sono reso conto che ci hanno comunque lasciato su un fondale intorno ai 17 metri, quota che non avevo intenzione di controllare, e planando sul fondo mi rendo conto anche che il fondale non è abbastanza interessante in queste zone. Ci si ritrova spesso in aree di sabbia e posidonia e poca visibilità. Ma continuando a pedalare verso costa, a un certo punto comincia ad apparire anche il grotto e diventa in questo caso anche abbastanza interessante, ma la visibilità proprio non mi convince. Decido di effettuare qualche aspetto attendendo su un panettone di grotto nella speranza che possa apparire qualcosa all'aspetto, ma come detto in precedenza non è proprio l'ideale anche per condizioni di visibilità. Devo cercare di raggiungere una quota superiore a questi 17 metri per cercare di avere qualche speranza in più. Sono riuscito a trovare il ciglio che distingue la zona di sabbia e grotto da una zona di coralligeno ben più alta e qui durante la caduta mi sono reso conto della presenza di qualche sargo. Decido di effettuare l'aspetto visto che ho l'arma giusta a disposizione e riesco a prendere questo sargo giudicato da me in peso. Si tratta di un pizzuto. Normalmente i pizzuti pesano leggermente di meno rispetto ai maggiori e quindi anche se per dimensione sembrano ideali, alla bilancia
poi possono essere scartati. E non vi anticipo niente, ma potrebbe succedere anche con questo primo pesce. Ma non importa, intanto lo prendo, sicuramente non è in penalità e decido di portarlo a carniere. Ora devo cambiare però, perché devo aumentare un attimo il ritmo, le quote sono diverse, meno profonde e mi consentono di effettuare più planate e più azioni di pesca. In questo caso ho visto del movimento girarsi in questo catino e vado a controllare nonostante abbia tra le mani il fucile lungo, o perlomeno l'80, senza passare quindi repentinamente al corto con la fiocina. È una tecnica che pagherà, perché tra questi anfratti riuscirò a trovare anche un bel sarago e riuscirò anche a prenderlo con questo fucile sparando in tana. Ed eccolo qua, preso proprio con il veleno 80, si tratta di un maggiore, questo sicuramente è in peso e va sotto il carniere. Ma per farvi capire dove l'ho preso, innanzitutto ho cambiato subito l'arma e vi faccio vedere la tana nella quale ho sparato con l'80. Senza nessun problema sono riuscito a prenderlo con la Tahitiana, ma mi sono anche reso conto che è arrivato il momento di cambiare arma, è molto più probabile per successo con il sessantino a fiocina e questa sarà l'arma che utilizzerò fino alla fine della pescata. Mi trovo in questo caso in un altro di questi catini dove mi ha colpito la presenza di occhiate, dei pesci che normalmente non entrano in peso, però possono dare indicazioni buone sulla presenza di altri pesci. Decido quindi di esaminare bene questo anfratto e faccio bene, perché a un certo punto mi rendo conto della presenza di un altro pesce in questo buco e appena mi affaccio da questa parte vengo stupito dalla presenza di un bel cefalo. Non posso perdere l'occasione. E voilà, si tratta di una seconda preda che costituisce un bel salto in avanti in graduatoria, perché è una specie diversa dalla prima e sono quasi anche arrivato alla fine della gara e riesco ad ottenere due prede sicure, una da pesare e due specie. Comunque non mi rilasso, come mia abitudine continuo a pescare fino agli ultimi minuti disponibili nelle 4 ore e nonostante tutto però riesco a trovare soltanto altre occhiate alle quali non sparo perché so che non possono rientrare in peso. La gara è finita, siamo arrivati alle 4 ore, so di essermi impegnato al massimo e che comunque le condizioni non erano ottimali. I tre pesci mi danno da sperare perché immagino che non sia girato tantissimo pesce e noi eravamo veramente tanti, circa 35-36 concorrenti. Questo è il mio carniere, adesso non mi resta che raccimolare tutta la sagola, sistemare bene il carniere e farmi recuperare dalla prima barca che passa. In questo caso un gommone di amici di Lecce di San Foca, che ovviamente invito a salutare tutti quanti sul canale con la promessa di farli apparire. Ed eccoci qua. Oh, allora, la gara è finita, sono già in macchina, ho dovuto fare veramente le corse per poter essere già qui, sono le 3, sono all'altezza di Rottaglie, mi sa che mi devo pure sbrigare perché per le 4 devo essere in chiesa per Sabrina, e insomma, avete visto com'è andata la gara, più o meno non ho fatto tutte le riprese sott'acqua nei vari tiri, perché ovviamente bisogna concentrarsi, certe volte bisogna lasciare stare anche il video se si vuole ottenere qualche risultato. Ho portato in carniere 3 pesci, ma da quello che si è sentito, insomma, non è girato molto pesce, però ci sono 2-3 carnieri molto belli, ho sentito di 6 pesci, 5 pesci, una corvina grossa, di mastro. Insomma, alla fine, come sempre, bisogna aspettare la pesatura per vedere i risultati. Quindi uno può immaginare, pensare, fare, però di fatto la bilancia dice sempre la verità. Quindi che cosa ho fatto? Me ne sono andato, ho chiesto a Giacomo Brunettini, insomma, di controllare un attimo la pesatura, di farmi qualche video, quindi se riusciranno a mandarmi qualche video tramite cellulare poi lo inserirò in questo video. Secondo me quel cefalo potrebbe dire la sua, è un sarago sicuramente entrato, il pizzuto quello iniziale, ma bisogna pesare, non lo so. Comunque, innanzitutto veleno 80 promosso, perché di fatto i due saraghi presi con quello, uno addirittura in tana, ho sparato per prendere il secondo sarago, quindi promosso sicuramente. Poi a un certo punto ovviamente ho dovuto abbandonare l'idea dell'aspetto per dedicarmi alla tana, come è normale che sia durante le gare. Una
zona un po' particolare, visibilità non malaccio, però spesso capitava di fare anche un quarto d'ora, mezz'ora in zone completamente deserte, quindi bisognava spostarsi parecchio con le gambe, non avendo i punti bisogna pedalare e fare così. Comunque dai ragazzi, vediamo com'è andata, vediamo che cosa succede per questa selettiva e poi ce ne saranno altre due e aspetto da Giacomo informazioni e poi vi terrò informati. Per ora scappo perché mi sta aspettando Sabrina. Ciao. Ed ecco qualche immagine, qualche video relative al mio carniere. Grazie all'amico Roberto Flore di Villanova sono riuscito a prendere queste immagini e farvi vedere in cosa consiste una pesatura. Due specie per un totale di 1112. Qual è quella non valida? Questa è quella non valida? Sì. Ok. 1112. 2312 punti. E infine la graduatoria. Sono arrivato sesto. Direi che non mi posso lamentare. Ok, insomma, alla fine sesto posto. Questo è un video fatto per parlare anche delle gare. Se avete intenzione di fare le gare, però ho spiegato qualcosa che ha a che fare appunto con le gare. E adesso me ne vado a celebrare. Sabrina, ciao! Anche se è stata un po' una mattata, sono riuscito a portare a termine tutti e due i miei impegni. Voi comunque commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima!